E il pugilato insegna a vincere, insegna ad accettare le sconfitte e a rimettersi a lavorare dal giorno dopo in palestra. Arbitrerà il terzo incontro il signor Nicola Parrino di Cecina. Il terzo incontro sarà valido sempre per la categoria junior, ricordo 15 anni, peso 54 kg, all'angolo blu per la box Salvemi. Ci sarà Elia Centelli, un applauso pubblico. Mentre all'angolo rosso, per la box Siena Menzana, pubblico un applauso a Niccolò Nocciolini. Ancora un incontro per la categoria juniores, limite d'età 15 anni. Peso stavolta è 54 kg, ancora tre riprese di 2 minuti ciascuni. Centelli all'angolo blu, Nocciolini per la box Siena Menzana all'angolo rosso. Ricordo che anche questo incontro si insieme allo staff della società di casa. Ecco sul ring entrambi i pugili, si scatena il tifo casalingo per l'entrata di Nocciolini. Due quindicenni che decidono di affrontarsi dentro un quadro di regole certe e con il massimo rispetto dell'avversario, fa del pugilato e degli altri sport di lotta e combattimento davvero un punto di riferimento, un punto fermo in un momento in cui le regole sembrano qualcosa da abolire, da eliminare per molti giovani. Inizio, prima ripresa. Inizia la prima ripresa. Centelli, canotta blu, molto molto mobile. Stavolta è lui il pugilato più lungo. Distanza un po' approssimativa in queste prime fasi del match. Centelli cerca di entrare nella guardia dell'avversario. Nocciolini in questo momento sta soprattutto studiando e cercando di prendere le misure, di capire la strategia, la scherma del suo avversario. Prova ora a scaricare una serie, Nocciolini. Nulla di fatto per tutti e due fino a questo momento. Centelli molto spesso si avvicina molto, tutti e due i pugili sono piuttosto longilinee, anzi decisamente, e quindi dalla corta distanza molto spesso si trovano un po' in clinch, un po' abbracciato. E stavolta è Nocciolini a trovare un buono spazio, mette a segno qualche colpo, ora schiva
l'azione di rimessa di Centelli. Nulla di fatto. Invece Nocciolini che al secondo tentativo mette a segno un gancio per le vie interne. Parte ora sbracciando un po' Centelli, tocca in qualche modo, è Nocciolini che di rimessa colpisce, poi perde l'equilibrio non per essere stato colpito, si rimette subito in guardia e finisce la prima ripresa già molto molto accesa. E Borgogni che suggerisce al suo atleta di usare il montante in allontanamento quando l'avversario avanza, spesso in maniera un po' scoperta. Naturalmente il pugile conta, il pugile è la materia prima fondamentale per l'incontro, ma i consigli dell'angolo possono fare e veramente fanno molto spesso la differenza. Possono far recuperare la lucidità o suggerire la scherma vincente laddove il pugile magari non è riuscito a interpretarla dal suo punto di vista fin dall'inizio. È nel frattempo iniziata la seconda ripresa, ancora Centelli al centro del ring, prova i suoi 1-2 in avanzamento, Nocciolini attendista, mette a segno 1-2. Nocciolini sembra soffrire un po' l'incalzare dell'avversario, un avversario così alto che fa una box da brevilinio. Però è molto bravo sul tempo l'atleta senese, tocca preciso il volto dell'avversario che avanzava in maniera un po' scomposta. Ancora Centelli che prova ad accorciare per poi entrare con il gancio. Nocciolini molto tranquillo, continua a girare senza concedere spazi all'avversario, dobbiamo dire. Anche un indice di maturità da parte sua. Del resto la scuola è questa: box molto composta, efficace, senza sprechi. Una seconda ripresa finita giusto adesso, che è a nostro parere a favore del pugile di casa. Terza e ultima ripresa per i due pugili juniores. Ora è Nocciolini al centro del ring.
risponde colpo su colpo all'iniziativa di Centelli, che pure sembra almeno da qui dotato di un maggiore allungo, anche se anche Nocciolini è decisamente longilineo. Ancora una volta Nocciolini fronteggia l'avanzata sicuramente molto decisa dell'avversario. Stavolta un gancio per le vie interne che molti non hanno percepito. Mette a segno anche un destro Nocciolini. Anche l'avversario Centelli fa molta attività, però a nostro parere meno preciso. Muove molta aria con i guantoni, ma abbiamo visto pochi colpi veramente a segno. Stavolta tocca con il 2 in avanzamento. Nocciolini non si scompone troppo e mette anche lui un paio di colpi sul caschetto dell'avversario. Controlla addirittura ora il pugile di casa, ha preso le misure dell'avversario, non sembra particolarmente impensierito, tenta ora montante in uscita, un po' emulo di David Traversi ci pare questo Nocciolini. Centelli tuttavia è una furia, è incontenibile in questa fase del match, anche troppo, forse troppo irruento a parere dell'arbitro. Nocciolini molto maturo comunque sia, e qui sta venendo fuori la preparazione atletica dei due pugili, una cosa che immediatamente si nota assistendo agli incontri dilettanti di oggi, è il fatto che i pugili arrivano in fondo ai match praticamente sempre sì stanchi ma comunque ancora reattivi. È una decisa evoluzione rispetto a quello che succedeva magari 10-15 anni fa, in cui non era raro assistere a incontri dilettanti in cui a difettare in fondo al match era spesso la preparazione atletica. È nel frattempo finito con gli ultimi scambi l'incontro tra Centelli, angolo blu per box Salvemini, e Nocciolini, angolo rosso, box Siena. L'arbitro si complimenta adesso con i due giovanissimi pugili, un bel match molto acceso, vedremo come gli arbitri avranno considerato le due performance. Ed è Nocciolini che si vede attribuire la vittoria, ci pare giustificata per la maggior pulizia del lavoro pugilistico fatto. Centelli molto molto attivo, ma ancora da raffinare nella sua iniziativa. Ma come dicevamo, i due contendenti hanno 15 anni e tanto tanto tempo per migliorare.